seconda è quella che è la solita partita che Fiorentina sta facendo ultimamente, una partita con di gran fisicità, di grande corsa, di buona qualità, con ampi margini di miglioramento in fase offensiva. Io ho sempre l'impressione dal campo che noi in queste ultime due partite, soprattutto che abbiamo giocato contro il Lentigione che era prima e il Modese che insomma l'Empinese per spese e per tutte quelle cose lì dovrebbe essere la squadra più forte. Noi in queste due partite abbiamo subito punti di porta e su errori nostri poi. E poi a livello di forza, di gamma, di intensità abbiamo messo sotto. Da noi appunto come ti dicevo prima dobbiamo lavorare per limare i piccoli particolari, cercare di sbagliare di meno, perché poi questo fa la differenza. Non hai l'impressione che per la moda di gioco che sviluppate magari non ci sia una pericolosità proporzionale a quello che riuscite a fare in fase di preparazione? Quello sì, ma però comunque oggi penso che il Noa abbia colpito la palla di testa 3-4 volte e potrà fare gol. Il portiere penso una volta era messo male, ma perché era messo male la parata, insomma, quindi io potevo mettere 3 cross meglio, Luzzi poteva mettere un cross meglio in più, insomma, quindi sono queste piccole cose che noi dobbiamo sapere che dobbiamo sbagliare sempre di meno, perché dimostriamo ogni domenica che ci possa stare anche a noi, secondo me. A me piace molto questo ruolo, mi piace molto giocarlo in una... In questo momento, perché noi giochiamo bene, giochiamo bene il gioco, ho tempo di inserirmi, insomma, poi a livello difensivo anche mi piace il duello con l'avversario, ho le qualità fisiche per farlo, sia in fase offensiva che in fase difensiva. E, parlando del passato, insomma, non serve a niente, perché tanto giochi in Serie D nella Ravenna, in quel ruolo giocare tutto un girone di ritorno quando l'Intella vince campionati in C.